con la nostra prima pagina e questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi l'amico Bruno Mancini. Buonasera Bruno. Buonasera a voi, buonasera agli amici di Tore Ischia e ai vostri ascoltatori. Penso che ce ne siano tanti anche nel mondo attraverso il web. Attraverso il web. Bruno, ormai i nostri telespettatori sono abituati a vederli immediatamente prima di questa rubrica perché 5 giorni su 7 va in onda con la sua Mancineide, con le successive repliche, quindi realizza questo tipo di prodotto dedicato alla cultura e all'arte. Le Noise, Lila, sono tutte le sigle che hai portato dietro negli anni, però prima di addentrarci nelle attività, nelle cose fatte e quelle da farsi, una domanda personale è sicuramente d'obbligo. Da dove nasce questo tuo spirito, questo tuo afflato, questo tuo amore, questa passione per l'arte, la cultura, che con lei non è una cosa legata e fine a se stessa, ma è anche poi collocata nel territorio, sull'isola di Ischia, che è importante anche per promozione turistica. Quindi come nasce questo tuo impegno? Ah, io ho cominciato a scrivere che avevo forse 11-12 anni, cioè qualche mia poesia degli anni, di quegli anni là. Ho continuato sempre, però sai, a un certo punto la vita comunque mi ha preso per ragioni di lavoro, fino a quando negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10-11 anni, quasi all'età della pensione, ho cominciato a ricostruire un po' quelli che erano stati i percorsi poetici, artistici, chiamiamoli così, della tutta la mia vita. E mi sono posto una domanda, ho detto, ma io da solo dove vado? Mi sono dato la risposta, ho detto non vado da nessuna parte. E quindi ho cominciato a elaborare un po' un concetto di promozione di me stesso, ma attraverso anche la collaborazione di tante altre persone che fossero comunque disposte a non essere, così come non lo sono io, primo attore, protagonista, ma collaborativo. Quindi ho fatto una serie di scelte, e sono passati ormai 11-12 anni, selezionando proprio non soltanto le qualità artistiche delle persone, ma più che altro quello che era il loro spirito di voler lavorare per l'arte e per la poesia in generale, in particolare. Ovviamente ci troviamo a Ischia e quindi da Ischia sono nate altre idee, che perché non facciamo questo, perché non utilizziamo questo e possiamo anche verificare se ci sono queste, è tutta una serie di sviluppi che poi insomma in parte tu conosci, ma sicuramente sarà significativo potervi esprimere anche televisivamente. Insomma. Tra l'altro un impegno senza confini, perché ecco, hai pescato e trovato collaborazione non soltanto sulla nostra isola, ma anche, oserei dire, nel mondo, perché non soltanto in Italia, ma proprio nel mondo. Se parliamo dell'Australia ci siamo, se parliamo degli Stati Uniti d'America ci siamo, se parliamo di tutto l'America del Sud siamo in diversi paesi. In Europa abbiamo addirittura delle sedi operative in Lettonia o comunque in Bulgaria, tanto per fare delle... E quindi sì, effettivamente in tutto il mondo, in Ucraina, in Francia, in Inghilterra, sono dappertutto nostri, non soltanto amici ma collaboratori. Collaboratori proprio attivi? Attivi, persone che comunque hanno, diciamo, una loro sede, una loro identità, una loro capacità di aggregazione, di promozione di quelli che sono i flussi appunto artistici che girano intorno alle loro conoscenze. Artisti a tutto tondo, a 360 gradi, che si occupano di tutto, cantano, scrivono. Vogliamo dire Don Bacchi, o vogliamo dire Peter Ciani, che è stato uno dei cantanti, ed è uno dei cantanti australiani più famosi, o vogliamo parlare di Allegretto Franze, che è una pittrice che espone alle Hawaii, espone in tutto gli Stati d'America. Dipende soltanto dove vuoi di quale nazione vuoi parlare, lì andiamo a tirare fuori un po' quelle che sono dei nominativi che seguono e che producono anche per l'arte, per noi, insomma. Ecco. Dicevamo delle sigle prima, le Noise, le nostre isole. Le nostre isole è un finale, perché noi siamo partiti dalla nostra isola, poi siamo arrivati alle nostre isole, e adesso siamo alle nostre isole, che è concettuale il discorso, nel senso che noi, ciascuno di noi è un'isola, però possiamo metterci insieme e creare le nostre isole, creare l'arcipelago nel quale ciascuno non perda la propria identità, ma comunque collabori con gli altri affinché queste nostre isole diventino qualcosa di esportabile, di comunicabile, non soltanto a livello locale, a livello personale. Insomma, ecco, il concetto che ti dicevo prima, da soli non si va da nessuna parte, però se si vuole andare insieme c'è bisogno che non tutti vogliono essere protagonisti o vogliono comunque essere narcisi, questo penso io.
però la centralità dell'isola di Ischia rimane, infatti c'è stato questo passaggio con Dila da Ischia all'arte, praticamente Ischia al centro. Ma Ischia è stata sempre al centro delle situazioni, perché Ischia nel mondo ha un nome ed è conosciuta. Io sono addirittura consapevole del fatto che tante manifestazioni che noi abbiamo fatto a Ischia, ma ne abbiamo fatte decine e decine, dalla Biblioteca Antoniana al Miramare Castello, all'Hotel Delfini, al Parco Verde, al Museo del Mare, dappertutto comunque, hanno visto un numero di spettatori talmente limitato che avrebbe scoraggiato chiunque. Cioè, in effetti, se noi facciamo una cosa, ma l'hanno fatto anche per Albertazzi, perché mi sembra che alla Colombaia non c'erano più 7 persone per Albertazzi. Quindi, se tu ti organizzi e lavori e fai e prepari qualche cosa e per le persone da parte, da diverse parti, ma perché da noi sono persone da diverse parti d'Italia sempre quando l'abbiamo fatto, e persone importanti come dico Nicola Paradiso, che è un chitarrista di fama nazionale, lavora con la Murci Editore, non so quanti dischi vende ogni volta, e poi ti trovi con 6-7 spettatori, dici madonna, ma non è possibile, io sono demoralizzato, io che cosa dico? Guardate che sono 7 spettatori che stanno comunque a Ischia e noi da Ischia partiamo e ci vedono 4 milioni di persone. Se partissimo da, faccio un nome tanto senza offendere nessuno, da Caivano o da Cino, non avremmo la stessa audience, non avremmo la stessa capacità di penetrazione degli interessi degli altri. Quindi sfruttiamo Ischia, naturalmente gli diamo qualcosa in più di quello che riceviamo dall'altro lato, perché gli diamo una promozione che a livello artistico e turistico è ben importante. Se noi andiamo al buco sì che parliamo di Ischia, Ischia non ci ha dato niente, insomma, su questo. Una premessa, sì. E ci tengo molto a farlo questa qua. Tutto quello di cui noi parliamo adesso, che abbiamo parlato, che facciamo, che abbiamo fatto, è stato tutto fatto senza una lira di contributo pubblico, dico una lira, senza che sia stato pagato una lira di quota associativa, senza che nessuno dei nostri premi qualcuno abbia dovuto pagare per l'iscrizione, così come avviene in tutti i premi d'Italia, nazionali, poesia, cioè loro che cosa fanno? Fanno questo premio, mettono un nome importante che comunque possa far parte della giuria, ok? E tu per iscriverti per ogni poesia paghi 15 euro, 20 euro, insomma paghi per essere eletto. Ovviamente arrivano 400-500 poesie, hanno fatto 3-4-5 mila euro. Ed è una bella cifretta, da noi non si è mai pagato un soldo, da noi i comuni non hanno mai dato una lira, da noi nessuno che fa parte della nostra associazione ha mai pagato una tassa di iscrizione. Come si fa questo? Come si fa? Si fa perché noi abbiamo inventato la pubblicità all'interno dei libri. Cioè non esisteva prima di noi e non esiste ancora oggi qualcuno che abbia avuto l'intuito così di dire ma la pubblicità è l'anima del commercio adesso, oggi è quella che regola tutto il mercato, ma perché non facciamo sì che all'interno di un volume di poesie che noi andremo a distribuire per tante copie, che verrà letto da tante persone, che riceverà tanti, ci siano delle pubblicità? Beh, queste pubblicità serviranno per coprire i costi, non è che servono per... E così è stato. E così è stato, e così è ancora adesso. Così siamo riusciti ad avere, in effetti, questa qui, questa è l'ultima antologia, questa antologia, la copertina, le copertine, anche sono due, sono state disegnate da Saverio Dionizio. Saverio Dionizio è il capo degli scenografi di Rai 3 di Napoli. Cioè, insomma, sono personaggi questi qua che comunque hanno gratuitamente, volontariamente, hanno voluto partecipare e collaborare con questa iniziativa. Senti, adesso dicevamo, ecco, questa questione del premio, l'antologia, quindi il premio che si chiama 8 milioni. 8 milioni. Sempre incuriosito questo fatto degli 8 milioni. 8 milioni è merito di Salvatore Lauro, il nostro carissimo armatore Salvatore Lauro. Io mi reputo un suo amico e penso che lui sia un mio grande amico, anche perché ci conosciamo da quando avevamo i pantaloncini corti, forse tutti e due. Quindi Salvatore Lauro a un certo punto mi contattò e disse guarda vorrei fare qualche cosa con i tuoi progetti eccetera, e quindi inventammo questo premio 8 milioni che si riferisce essenzialmente al numero dei passeggeri che in quel periodo la sua flotta trasportava nel Mediterraneo, e quindi i nostri libri potevano essere letti, criticati, verificati e votati da 8 milioni di utenti, soltanto per quanto riguardava, diciamo, la fascia di distribuzione della LAO, oltre a tutto quello che viene nel web, tra gli autori.
motori e così via. Quindi 8 milioni significa questo, 8 milioni di potenziali lettori della flotta Lauro nel periodo in cui siamo partiti. Siamo stati 3 anni insieme, abbiamo fatto delle belle cose e adesso continuiamo. Si cresce adesso con altre. Senti, allora parliamo un po' di questo premio, come si accede, come ci si arriva. Il premio è nato, come dicevo, 6 anni fa, adesso siamo alla 6ª edizione, questa qui è stata conclusa, adesso vi darò una notizia, diciamo in anteprima. È nato 6 anni fa appunto con l'Istituto Agostino Lauro ed era un premio essenzialmente di poesia. Abbiamo fatto per 2-3 anni serie di poesia, poi abbiamo aggiunto qualche cosa, abbiamo fatto un premio anche di musicale, quindi si è creato l'inno del premio, poi abbiamo aggiunto la grafica, si è creato il premio di grafica e oggi siamo arrivati a 4 sezioni, per cui ci sta anche il premio, diciamo, di giornalismo, ma non è proprio giornalismo perché è di una recensione di qualcuno dei libri che comunque noi abbiamo proposto. E come si accede a questo? Assolutamente gratis, si presentano le proprie opere, c'è una commissione che viene nominata da me, da Roberta Panizza, che comunque tu sai è storicamente vicina a noi, insomma, abbiamo iniziato insieme e stiamo continuando insieme a fare questa cosa, e quindi c'è una prima scrematura, dopodiché un certo numero di opere, in questo caso ti dirò che per quest'anno sono 29 opere poetiche e 44 opere grafiche che accedono alla fase finale. Queste opere verranno votate sul web, verranno votate attraverso coupon che vengono inseriti in alcune testate giornalistiche amiche e verranno alla fine poi anche valutate da una giuria che avrà lo stesso numero di voti di quello che è stato fatto sul web, in modo da bilanciare perfettamente le due cose, non dare un vantaggio a chi casomai con il web ha un certo numero di amici e riesce a fare queste cose. Quindi creeremo questo, abbiamo creato questo bilanciamento, stiamo andando tranquillamente bene. Quando sarà la fase finale? Perché poi le poesie, le opere, anche l'inno, e questa è un'altra notizia che ti do in anteprima adesso, pochi minuti fa ho ricevuto l'invito da parte del Book City di Milano a partecipare alla nuova edizione. Ci sarà, posso dire una data, ma penso a fine marzo, una riunione a Milano, dopodiché si partirà anche, perché noi parteciperemo anche quest'anno al Book City di Milano. Ovviamente anche questo, senza nessuna sponsorizzazione, senza che nessuno ci abbia dato un malino, senza che nessuno abbia detto neanche grazie, state facendo un buon lavoro anche per noi locali. Questo a prescindere da quello che tu sai benissimo essere stati degli incidenti di percorso per cui abbiamo fatto un po' di... No, tra l'altro la domanda veniva spontanea, insomma, i rapporti con le istituzioni locali quali sono? Non esiste, cioè non esistono, e quando esistono devi corrigere in qualche modo, ti trovi alla fine con il cerino in mano e non sa come proseguire. Mi riferisco al gemellaggio e non voglio... Certo, non mi riferisco anche all'ultima edizione del Natale a Ischia, dove siamo stati inseriti nel programma del Comune di Ischia, soltanto che mezz'ora prima, 2 mesi prima questo, abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo fatto le persone cantanti addirittura della Scala, persone che cantavano alla Scala, erano qui a Ischia per partecipare a quella sera, e un'ora prima mi arriva una telefonata e dice guarda, con il tuo evento non si fa, o comunque si fa in tempi ridotti perché è cambiato il programma, c'è un DJ che dovrà suonare sul palco. Ah, ecco, quindi era cambiata la scena. Avevano messo un DJ durante il nostro spazio. Senti, hai più volte citato il web. Quanto è importante il web per le tue iniziative? Io con il web riesco a contattare alcuni milioni di persone. Con il web ho creato un gruppo, guardi, un gruppo artistico, essenzialmente artistico, solamente artistico, che nei prossimi giorni chiuderò perché avremo raggiunto le 20.000 utenti, membri, come li vogliamo chiamare, e faccio una parentesi, ne ho cacciati 300 perché cercavano di
Ma lo espulsi mettendo i nomi, facendo la cosa pubblica in modo da indirizzare anche gli altri negativamente verso questi soggetti, o perché per pornografia, o per spam, o per altre situazioni del genere. Quindi siamo arrivati a questo punto per cui proprio nei giorni scorsi io ho messo un posto per cui trasformeremo il nostro gruppo in una tribù. La chiamiamo tribù in onore di Vincenzo Savarese, che è stato il primo a chiamare il nostro gruppo una tribù, e quindi faremo una tribù. Che cosa significa fare una tribù? Significa che avremo superato il numero degli abitanti del comune di Ischia, però noi saremo un gruppo, mentre gli abitanti del comune dell'isola di Ischia non hanno un rappresentante, perché questi rappresentanti comunque li rappresentano ma non hanno la tribù. Noi invece avremo la tribù e nella tribù organizzeremo delle cose che possono essere molto molto indicative, signora. Quindi sono tanti i contatti quotidiani che hai con tutto il mondo? Sì, assolutamente sì. Attraverso il web? Sì. Dicevi prima l'Australia come l'America? Sì, l'Australia, America, Lettonia, Estonia, e tutto l'est europeo, la Russia, l'Ucraina, la partecipazione di Milano, vogliamo spendere qualche parola in più? Allora io ti volevo dare un'altra notizia in anteprima, perché questa qui anche è simpatica. C'è un certo signore che si chiama Roberto Brandini, che poco è stato un professore di conservatorio, ed è un personaggio le cui musiche stanno girando per tutta Europa, insomma, ultimamente è stato a Berlino. E lui sta scrivendo, ha quasi finito, è terminato, una sinfonia a noi dedicata su Ischia. Cioè noi avremo la prima sinfonia, Ischia non ha una sinfonia per l'estate dedicata, hanno un piccolo pezzettino che era per banda, ma comunque per banda. Quindi avremo questa sinfonia, e questa sinfonia ovviamente cercheremo di produrla qui. Come la utilizzerai? La utilizzeremo, intanto cercheremo di fare in modo che ci sia l'orchestra che voglia suonarla e che ci sia i locali che abbiano la disponibilità di farla, e poi diventerà un punto di forza proprio dell'isola, perché avere una sinfonia di Galeici non è da tutti. Questo Brandino ha già fatto delle cose di Bari, bellissime addirittura, dico io, utilizzando quelle poesie ecco le sinergie di cui ti dicevo. Cioè noi quando facciamo qualche cosa, tu l'hai visto nei tuoi filmati, non ci limitiamo a leggere la poesia, perché leggere la poesia di Bruno Mancini fa comodo a Bruno Mancini, ma se la poesia letta di Bruno Mancini al di sotto c'ha tutta una serie di immagini che vengono da pittori che stanno in tanti posti, eccetera eccetera, e c'ha delle musiche d'accompagnamento che vengono da musicisti, eccetera, questo pezzo diventa divulgato in una maniera, come si chiama, effetto domino, insomma, diventa qualcosa di veramente importante. E questo stiamo facendo con Brandini, stiamo facendo con Serratore, con tutta una serie di artisti, sia della musica, sia dell'arte grafica, che ci stanno affiancando e ci stanno dando i loro contributi, utilizzandoci a farlo. Senti, abbiamo ancora una piccola manciata di minuti. Ecco, che cos'altro c'è bolle in pentola? Quali sono le altre iniziative che ci dobbiamo attendere in questo periodo? Ti faccio un riassunto, perché il tempo è quello che è. Ho preso l'ora, ti faccio un riassunto. Allora, che diciamo? Roberta Panizza sta organizzando delle serate di lettura lì a Vermiglio, con suoi personaggi locali, con il sussidio della biblioteca locale, dell'assessorato alla cultura locale. Di Brandini ti ho detto, Saverio Donizio ne abbiamo parlato, Enzo Sauria sta creando delle musiche su Ischia, con Ischia e con testi di nostri autori, e ne faremo un CD che probabilmente sarà edito da Ciliegia Bianca, che è la casa editrice di Don Bach, nella quale sarà anche qualche canzone sua. Don Baghi, idem, sta continuando a seguirci con molto affetto, con tanto amore, è pronto a leggere ancora delle nostre poesie, cose che non aveva mai fatto proprio prima, eccetera. Picciani dall'Australia ha creato già tre canzoni e sta preparando la quarta, sempre su Ischia, Ischia Marrana, Ischia Ischia, su tutte le musiche che si impanno. Nicola Pantalone, che lo sai benissimo, ci sta seguendo e continua anche lui a scrivere canzoni con testi nostri. Poi c'è Italo Cosmo che è un'attrice di teatro, verrà a Ischia, mi ha chiamato proprio poco fa perché voleva sapere dove alloggiarlo, probabilmente andrà a Reginella.
E anche lei è inserita in questo discorso, Francesca Luzzi. Angela Maria Di Belli, quella signora che mi ha telefonato poc'anzi, che ero qui, no? Ha organizzato una sede operativa in provincia di Latina, Pontina, e ci ha messo in contatto con, adesso si chiama, il Museo Terra Pontina e con la direttrice Emanuela Francesconi. Quindi noi opereremo anche a Pontina, nel Museo di Pontina, con gli eventi, così come abbiamo fatto a Ischia, nel Museo del Mare di Genovao, dove abbiamo presentato già 6-7 eventi. Abbiamo creato una nazionale di cantanti lirici con Paola Occhi, nazionale di cantanti lirici nella quale probabilmente dirà pure Cagliari Ricciarelli o cose del genere, comunque sono... Al femminile? Femminile? Anche loro entrano come, come partecipanti a questa associazione, in effetti, senza... E stiamo preparando, questo l'abbiamo già fatto, adesso stiamo preparando anche la nazionale di direttori d'orchestra e faremo degli eventi importanti con loro. Forse anche con l'Unicef, tanto per dire qualcosa, però il Book City di Milano, ti ho detto quello che abbiamo combinato e lo faremo ancora, ci sono degli artisti di fama nazionale, tipo Tisciuzzi, tipo Milena Petrarca, Alessio che verranno a Ischia, verranno a esporre qui nella prossima primavera o estate. Il Museo del Mare abbiamo fatto 6-7 eventi, quindi continuiamo a farlo. Che cosa devo dire? Dobbiamo solo dire e rinnovare l'appuntamento dal lunedì al venerdì alle 19.20 circa con la Mancinelli. 19.20 probabilmente, perché prima del... Perché c'è un po' di... Eh sì, perché alcune puntate durano più dei previsti 20-25 minuti, arrivano anche a 30-32 minuti, quindi ho bisogno di anticipare. Poi ci sono le successive repliche. Tre repliche. Una notturna, una mattutina. Quindi si può vedere, ma poi c'è anche il web, quindi voglio dire, sì, ci sono varie possibilità per vedere. Adesso siamo a quota 120 puntate circa. Siamo già arrivati a 120. Abbiamo ancora un paio di centinaia. Bene. Ok, allora siamo arrivati in porto. Grazie a Bruno Mancini per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. E ci vediamo allora con la Mancinete per quanto sono gli orari che c'è. La Mancinete sempre. Sempre. Senza... Come dice Gino Paoli, senza fine. Veramente. Senza fine, perfetto. Grazie a voi e buonasera. Grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento, arrivederci.